Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a un'altra puntata sul canale iCaterpie. Quest'oggi analizzeremo un mazzo che sta riscontrando un certo successo in giro per il mondo, il Malamar Spread. Ora, ci sono parecchie liste diverse, anche se in realtà si assomigliano un po' tutti. Io oggi ve ne mostro uno che spero vi piaccia. Dunque, sigla e poi iniziamo. Ok, dunque, eccoci qua. Questa è la lista di cui vi parlavo prima. In realtà non è una lista che ho fatto io dal nulla. Ho visto varie liste di questo mazzo giocare negli ultimi tornei. Hanno fatto top nel regionale in Sud America appena trascorso. Hanno vinto League Cup in Inghilterra. Davvero sono in tanti ad aver portato questo tipo di mazzo. Per un motivo o per l'altro c'era sempre qualcosa che non mi convinceva. Alcuni mazzi mi sembravano non essere abbastanza consistenti, altri mi sembravano puntare troppo sul fattore spread, quindi spargere danni. Io ho voluto cercare in questo nuovo mazzo di mettere un po' insieme quello che è il mio stile di gioco e cercare in assoluto di non perdere quella che è la consistenza che secondo me al momento tutti i mazzi devono avere. Allora, iniziamo dal principio. Il mazzo è basato su Malamar. Malamar, il portiere, dice una volta per turno: assegna un'energia psico dagli scarti a uno dei tuoi Pokémon in panchina. Questo lo puoi fare più di una volta a turno se hai più Malamar, quindi se hai 3 Malamar puoi assegnare anche 3 energie, ma soprattutto ti assicura un costante e continuo riciclo di energie per tutta la partita. A chi assegneremo questa partita? Partiamo dal principio. Abbiamo detto spread, spazio dei danni, quindi Coco. Il Coco non può mancare. Il secondo attacco lo ignoriamo completamente, non abbiamo neanche l'energia elettro nel mazzo per farlo. Ma il primo attacco, sì, con una doppia o due psico, questo attacco fa 20 a tutti i Pokémon dell'avversario. E sono davvero tanti danni, soprattutto qualora giocassimo contro un mazzo fatto di GX in cui la nostra Shrine of Punishment o Ara delle punizioni, qualcosa del genere, perdonate il nome in italiano, ancora non li so, permette di mettere un danno a tutti i Pokémon SCX tra i turni. Sono davvero tanti danni. Uno, in assoluto, il mazzo che sta riscuotendo più successo adesso è il Buzzsaw Garbodor. E come lo andiamo a counterare? Come andiamo a battere questo mazzo? Shining Lugia è qualcosa che è straordinariamente bello, perché, ragazzi, è un Lugia rosa, non può non essere bello, ma può essere il counter perfetto a questo genere di mazzi. In che modo? Il primo attacco fa 60 più 60 se l'avversario ha un'abilità. A noi servirà andare a colpire in questo modo il Diancie, il Macargo, l'Oranguru, tutte quelle carte dell'avversario che gli danno una mano nella consistenza. Dopodiché 130 sono precisi precisi per fare KO il Buzzsaw al costo di scartare un'energia, direi più che giusto. Resistenza a lotta è davvero il Pokémon perfetto. Qualora servissero più danni, invece, abbiamo Deoxys, 20 più 20 per il numero di energie assegnate all'avversario, o 120 al costo di scartare una. Mimikyu, Filch ci permette di pescare due, ma in realtà è il Copycat che ci interessa. Copiamo l'ultimo attacco fatto all'avversario. E interessante, molto molto situazionale. Questa è una carta che dovremmo cercare di usare davvero bene. Oranguru, spero che oramai lo abbiate imparato a conoscere. Lo psichico non penso lo useremo granché, ma sicuramente la sua abilità di pescare fino a che non abbiamo tre carte in mano ci sarà utile. Ci sono due carte di cui ancora non vi ho parlato, le ho tenute per ultima apposta, perché quello che ho voluto dare a questo mazzo è una consistenza di base più una parvenza di motore fatto a spargere i danni in giro, ma tenendo comunque una base fissa di Pokémon in grado di attaccare. Quindi i Pokémon in grado di attaccare li abbiamo. Immaginatevi una situazione in cui ci sono un po' di danni sparsi in giro nel campo d'avversario. Con il GX dell'Ulzanecross, ma noi mettiamo 100 danni a tutti gli SCX dell'avversario. Per cui stiamo giocando contro Decidueye Zoroark, che stiamo giocando contro. Immaginatevi un mazzo fatto di tante GX. 100 a tutti, sommati a tutti i danni che hanno già preso con la Shrine, sommati a tutti i danni che abbiamo fatto col Coco. Possiamo fare male. Invece, qualora avessimo già sparso tanti danni e vogliamo risistemarli, il secondo attacco di Tapu Lele, questo Kanta è promo uscita da poco ed è molto interessante, prima esisteva solo nella versione fata, muovi i danni dei Pokémon avversari come vuoi. Quindi
Il primo attacco fa 20 per il numero di energia assegnata all'avversario, ma a noi questo lei interessa molto di più per il Magical Swap. Questi sono i Pokémon, sono tanti, interessanti, vari. Bisogna davvero impararlo bene a giocare questo mazzo. Abbiamo detto le energie 8 e 3, non sto neanche a spiegarvele, penso che bene o male ci si arrivi da solo. Andiamo invece a approfondire. Non c'è, come potete vedere, non ci sono tanti addestramenti particolari per una determinata situazione. Semplicemente abbiamo tanta tanta consistenza. Ultra Ball, scatta 2, pesca un Pokémon. Nespol, cerca un Pokémon, metti in panchina. Oramai sono, bene o male, sono sempre le stesse le carte e sono tutto quello che danno la consistenza di questo mazzo. Acrobike per guardare le prime due, qualora ci servisse riscaldare un'energia, questa è la carta giusta. Dopodiché il motore supporto è fatto da Cinzia e Lilly, che oramai sto iniziando davvero ad adorare. Non abbiamo i Tate e Liza in questo mazzo, ho preferito fare posto a molte più item, quindi Acrobike, Ultra Ball, qualche Nespol in più. Ho preferito puntare molto di più su quella parte piuttosto che sulle supporte. 4 Guzman, li vedrete praticamente in quasi tutti i mazzi che faccio. Dulcis in fondo, oltre alle stadio, le barelle. Bene, non ci sono grandi novità, a parte i Pokémon che rendono questo mazzo interessante. Andiamo a vedere come funziona con qualche bella partita. Eccoci tornati. Allora, come al solito andremo a cercare l'avversario migliore tra quello che è il mondo competitivo casuale. Dunque, abbiamo visto un tipo elettro, erba, drago. Direi che siamo contro un Bicavolt Rayquaza, un matchup molto molto interessante che sicuramente vale la pena affrontare. Lancio di moneta, iniziamo noi e andiamo. Dunque, abbiamo un Inca, abbiamo un Deoxys, abbiamo davvero, davvero un'ottima mano. Direi che partire di Deoxys è probabilmente la soluzione migliore. L'ultima cosa che voglio è lasciare incustoditi degli Inkai che potrebbero servirmi più avanti. Va bene, Deoxys attivo, Inkai in panchina, Groupin. Dunque, la mia supposizione si è rivelata esatta, sicuramente è un Bicavolt Drago. Direi che pensare a Rayquaza si va abbastanza sul sicuro. Energia psico davanti, Mysterious Treasure. Ho la doppia barella nel mazzo, per cui per il momento posso anche privarmene. Inkai, ho 3 mana, andiamo a vedere che cosa ho e che cosa non ho. Manca un Coco, manca un Lugia. Poi per il resto dovrebbe esserci un po' tutto. Manca una doppia. Va bene. Ho sempre sottovalutato Lili, devo essere sincero, soprattutto perché nello scorso formato non era granché. Ma fare una Lili da 7 al primo turno, wow! Soprattutto adesso che non ci sono tante carte che sono pronte a metterti in difficoltà spezzandoti la mano, per cui wow. Dunque, non ce l'abbiamo assegnata, non ho motivo di assegnare Choice a caso, per cui va bene così. Ah, bello, Copycat gli farà sicuramente piacere considerando che ho 8 carte in mano. Dunque, vediamo un po'. Ultra Ball. Fuori due energie e andrà a prendere Rayquaza. Allora, in generale la prima ricerca che si fa nel mazzo, indipendentemente che sia nell'online o nel fisico, prende sempre tanto tempo. Perché? Perché intanto sappiamo già per principio che 6 delle carte che abbiamo nel mazzo sono nei premi, per cui 6 carte non le avremo. E sapere subito quali sono le carte che non abbiamo nel mazzo è sicuramente un vantaggio rispetto che trovarsi nella situazione decisiva e dire ah! Caspita, mi serviva proprio quella carta e adesso non ce l'ho. Per cui le prime ricerche in generale, se vi capita di giocare tanto e non capire perché l'avversario ci mette tanto, ora avete capito perché. E invito sicuramente tutti voi anche a fare la stessa cosa. Guardate sempre tutte quelle che sono le carte che mancano, quelle essenziali proprio, sono quelle poi le più importanti.
Dunque, siamo contro una versione interessante di Rayquaza. Wow, non male. Dunque, il mio avversario ha fatto un copycat da 8 e tra tutte queste carte è riuscito a fare anche switch per il CX e prendere altre 10 carte. Non male, decisamente. Allora, vediamo cosa abbiamo da offrire al nostro avversario. Non abbiamo energia negli scarti, per cui tutti i danni che possiamo fargli sono ben misera cosa. Ciononostante, vediamo di fargli comunque, quindi. Papà, papà, papà. E una bella cinzia. Acrobike. Ho sia Guzma che cinzia in mano. Direi di salvaguardare. Cinzia. Metto giù uno Shining Lugia e inizio. Misterio è stato sicuramente la psico. Dopodiché vado a prendere Malamar. Non mi servirà in questo momento, secondo Malamar, però averlo fa sempre comodo. Psichico, sono ben magri danni, ma è comunque qualcosa. 70 più 10 di Shrine. Allora, mi aspetto sicuramente che il mio avversario riesca a evolvere un Grappling Beak a volte. 10 carte o più le 8 pescate all'inizio dovrebbero essere più che sufficienti. Allora, pro e contro di questo mazzo. Io personalmente non sono un fan di Rayquaza. Penso che per quanto il mazzo sia straordinariamente ricco di danni, abbia il grande difetto di non avere modi di sopperire a tutti i danni che vengono fatti a Rayquaza. È molto suscettibile alle shrine, è vulnerabile allo spargimento dei danni, per cui sono fiducioso di poter riuscire a fare qualcosa di interessante in questa partita. Dunque, metto giù un altro Rayquaza, vediamo se fa anche questo potere. No. 3, 6, 9, 12, 15. Va bene. Il KO ce l'abbiamo e non siamo messi particolarmente bene in realtà. C'è a dire che due energie andranno negli scarti, per cui la cosa che più voglio in questo momento è un Coco e un'energia, in modo da iniziare a spargere un po' di danni in giro. Ora, non mi interessa andare a colpire i Vikavolt o i Latias, mi interessa andare a colpire i tre Rayquaza. Anche perché immagino che non abbia stati, per cui questa shrine continuerà a fargli male tutta la partita. Ok, una delle due è arrivata. In realtà, essendo arrivata subito, posso anche vedere se è già sfruttarla, quindi. Doppio Psychic Recharge. Ora posso fare due cose. Guzma, e quindi avere la certezza assoluta di avere la possibilità di attaccare col Coco. Altrimenti Cinzia, mischiare, pescare 6 e andare alla ricerca di una energia che mi permetta di ritirare Lugia. Allora, non so dirvi che cosa farei in torneo. Probabilmente rischierei nello stesso modo in cui sto facendo adesso. Ok. Nestball, Nestball, Nestball. Questo Necrozma sicuramente ci servirà più avanti. Però è l'ultima carta che voglio andare a prendere. Ho ben due Coco nei premi. La cosa potrebbe fare quasi male. Ritiro, mando avanti Coco. E metto giù un Inkai per il semplice fatto che ritira uno. Non c'è un altro motivo. Flame Flip, 20 a tutti. Allora, mi sento in una posizione di vantaggio, nonostante abbia due Coco nei premi. Questa è una partita che voglio andare a giocare proprio
spargendo danni in giro. In realtà potrei anche semplicemente continuare a fare pesco passo per gli ultimi 4 turni, dopodiché tirare giù il necrosma. Farebbe già tanti danni adesso. Ok, Dragon Breath per il capò. Vediamo. Non ho praticamente nulla. Vediamo di pescare qualcosa. Dunque, io ho 4 energie psico. Potrei forzare adesso. Ma sì, sapete, guarda, mi sento talmente sopra che voglio forzare la giocata. Necrozma. Malamar. Psychic Recharge. Prendo uno e l'assegno a Necrozma. Psychic Recharge. Prendo una e l'assegno a Necrozma. Psychic Recharge. Prendo una e l'assegno a Necrozma. Dopodiché, Guzma. Questi due vanno a KO. Vado a prendergli un bel Vikavolt. Tanto per fare danni a questo, basterà la Shrine dopo. Oranguru da 2. Oppo. Va che bello, è arrivato un nulla assoluto, ma questo Guzma ci servirà. Per cui Black Rage X, well play. Grazie. Ragazzi, abbiamo fatto 100 danni a tutti i suoi GX, per cui abbiamo fatto fuori due Rayquaza e un Rayquaza a 160 danni. Noi avevamo 4 Pokémon nei primi. Ora, al passare del mio avversario, al passare mio, questo Rayquaza va KO. Ragazzi, consistente, sì, devastante a dir poco. Direi che questo mazzo ha tutti i requisiti per essere qualcosa di interessante. Ora, se volete provarlo, vi consiglio di giocarlo davvero tanto. Come ho detto all'inizio, la lista può essere cambiata in mille modi possibili e immaginabili. Cercate di adattarla a quella che è il vostro stile di gioco, ma soprattutto a quello che è il meta attorno a voi. Vittoria! Eccoci tornati. Spero che questa breve partita vi sia servita per assaporare la forza di questo mazzo. Così non fosse, vi invito a montarlo e provarlo sulla vostra pelle per sperimentare quanto può essere vincente o meno. Grazie mille per aver visto il video, spero assolutamente vi sia piaciuto. Mettete like in tal caso e iscrivetevi al canale per non perdere tutte le prossime novità. Ci vediamo in streaming mercoledì sera. Ciao ragazzi, a presto!